perché ritenevo che l'aspetto strutturale fosse fatto da qualcun altro. Che cosa devo dire? Quello che voi vedete, che vediamo, è stato sempre così. Non è che c'è stato nel tempo una modifica. Noi storici, modesti che siamo, esaminiamo i fatti, gli eventi che si sviluppano per trarre delle conseguenze. Nello specifico dobbiamo dire che questa è la struttura e così è rimasta nel tempo. Dentro non era così, ma gli ambienti erano sempre questi e praticamente erano quasi lasciati senza utilizzo. Io da ragazzo mi ricordo che venivano qui i muli, molti muli che servivano poi per la vendetta, centinaia, cento, non so quanti fossero. Io sono venuto la sola volta insieme con mio zio che li dico subito, perché i muli venivano con gli asinari, venivano dalla Cruzia, insieme agli ortonesi che dormivano qua, credo sopra dormissero nei bagnericci, gli ortonesi dormivano tutto là. Quindi l'uso era modesto delle chiese, si litigava, i vignaroli venivano, io voglio 4 somari, 5 somari, e questi alla fine si faceva la fortuna pure che a settembre non c'era, non era ancora venuto. Però negli ambienti di via Vincenzo del Grande e di Nelloni c'erano già alcuni muli venuti e lì caddero, bombardamento. Li uccise tutti quanti, li morirono 15 tedeschi, tutti i muli, anche italiani. Era una zona infettata da morire, lì si poteva passare dalla fossa che c'era. Qua invece ancora non erano venuti e quindi tutto sommato si sarebbero salvati, perché il bombardamento ha tenuto in piedi questa struttura che poggia sulla villa di Gaio Massiero Crispo. Questo nobile romano, la villa era grande e confinava con quella di Lucullo. Non andassero molto d'accordo, è sicuro, però la villa più bella era quella di Lucullo, parliamoci chiaro. Le ville erano grandi, le ville erano piccole città, non sono come le ville nostre, che si apre di villa di Lucullo, che sembra una cosa piccolina. Le ville di un tempo, all'epoca romana, erano piccole città, c'era di tutto. E quindi diciamo solo queste 2 ville occupavano molti, molta gente. Questa gente che è rimasta qua, ecco perché noi parliamo un po' romano, non so, un finale. Perché poi sti romani, sti grandi sono morti e sono rimasta questa gente che era probabilmente il nostro dialetto, padre Neu, è rimasto il dialetto vero romano, lo troviamo in mezzo a noi, proprio in virtù di queste persone che qui sono rimaste. Ora, per parlare, io direi di non dilungarmi tanto e di leggervi poche righe che il Mercè ha scritto su questo murellione. Il Mercè ha concentrato tutto in poche righe. Io ve le leggo perché non dire che poi divago per il mio modo di